sono 5 milioni di disoccupati in Italia e la legge Fornero ha portato centinaia di persone al suicidio. Italiani, a Milano, a Napoli, a Napoli, a Napoli. Facci tu a casa, razzista! Non ti vogliamo! Ecco con chi si accompagna il signor Salvini. Ci devi raccontare pure i tuoi rapporti con i neofascisti romani, ovvero quei neofascisti che ti stanno organizzando la piazza qui a Roma. Fascista! Nazista! Razzista! Fascista! Mamma, i baci a chi la contesta? Io sono per il peace and love. Peace and love, peace and love. Marine Le Pen! C'è da tutti voi di essere fieri di noi stessi, dei nostri paesi, delle nostre battaglie e di fare affidamento sull'energia esemplare, sulla lungimiranza del nostro amico Matteo Salvini per dare inizio alla riscossa. A presto. Quattro barboni con quattro petardi volevano la piazza vuota. Andassero a lavorare quei quattro barboni con quattro petardi. Se entri in casa mia in piedi, sa che puoi uscirne steso. Nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom. Nella nostra Italia noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo: fra tre mesi si sgombera, organizzati. Fra tre mesi qua arrivano le ruspe, organizzati. La casa la compri, l'affitti, chiedi la casa popolare, fai il mutuo, ma non puoi più campare alle spalle degli italiani. Fra tre mesi si sgombera, basta, vai a fare il rom da qualche altra parte. Ma riportateli a casa, riportateli a casa, non ne può sbarcare più neanche uno. Io non distingo gli uomini fra destra e sinistra, il derby fascisti e comunisti è da studiare sui libri di storia. Io nel 2015 distingo le persone fra produttori e mantenuti, fra quelli che lavorano e i parassiti che campano alle spalle di quelli che lavorano. E noi difendiamo quelli che lavorano. Mangia quello che vuoi, bevi quello che vuoi, prega come vuoi, ma non in casa mia. Io ritengo che i padani e gli italiani siano discriminati. Si è in corso un'opera di razzismo e di pulizia etnica nei confronti di chi è nato e cresciuto qua. Condanna quelli che rubano. Morando, mi fai parlare? Mi sembra sia l'ennesimo documento con anni e anni di lavoro che giustifichi lo stipendio e il posto di lavoro di qualche centinaio di burocrati europei che vanno a complicare la vita a imprese, lavoratori e sindaci. Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Vorrei andare in una valle incontaminata, ai piedi di alte vette, una località ricca di storia, di tradizioni, dove si possa praticare sport all'aria aperta e dove magari ci sia anche un centro benessere dove io possa rilassarmi e rigenerarmi. Sì, ma un posto così non esiste sulla Terra. No ragazze, questo posto esiste, è un paradiso e si trova sulla Terra. Tu come fai a conoscerlo? Adesso te lo faccio vedere. Io sono Gianluca Buonanno, sindaco di Varallo, provincia di Vercelli. Io lo dirò al Presidente del Consiglio, mi dispiace che se ne vada, perché gli volevo donare un bottone, in quanto nella visita che ha fatto in Germania con la Merkel si è visto in televisione che non è capace di allacciarsi il cappotto per bene. Allora tutti noi ci trucchiamo, ci facciamo un po' più neri e quindi poi andiamo in giro tutti truccati di nero e diciamo: anche noi vogliamo gli aiuti che si danno gli extracomunitari. Allora io le dico, signor Presidente, le palle che si vogliono raccontare. La smetta, intervengano i commessi. Vede le palline? Sono manifestazioni indegne. Sono le palline del governo Renzi queste, ha capito? E allora lui il forcone lo porta adesso. Quel forcone, onorevole Buonanno, ma la prego. Con le tasse che devono essere abbassate. I commessi intervengano. Ho pensato che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, rimuova quella spigola. Chiedo ai commessi di intervenire, la richiamo formalmente. Che mangia
La richiamo formalmente. Collega Buonanno, abbassi. Abbassi. Collega Buonanno. Signor Ministro, le vede queste? Queste sono quelle per mettere... Torga questa cosa, ma la smetta, la smetta. Io gliele regalo. Torga queste manette, intervengano i questori. Qui non ci sono gli euroscettici o gli europeisti, qui ci sono solo gli europirla. Le cuffie che ci sono qua, fatele pulire, perché igienico-sanitarie fanno schifo queste cuffie. Mandate qualcuno a pulire, sono sporche. Poi parlate di pulizia. Ancora una cazzata di piuma, smettila! Votiamo! Era bella di prendere un po' di bagno. Perché noi siamo in guerra contro il terrorismo islamico. Io sono vestito da soldato per ricordarvelo, perché dormite in piedi. Una frase poetica che le voglio dire, signor rappresentante. Lei conta un emerito, mi scusi il termine, cazzo. Non conta niente, svegliatevi un po'. Svegliatevi. Gianluca Buonanno, buonasera. Capire la questione dei clandestini. Come fanno ad arrivare tutti questi clandestini, che quando gli si pone la domanda come hai fatto arrivare, io ho speso 5.000 euro, io 3.000 dollari, 8.000 dollari, ma dove li hanno presi questi soldi? Dopodiché bisogna portarli qua, arrivano le malattie, ci sono problemi di tutti i generi, bisogna mantenerli. La guerra, va bene. Io preferisco uno come me, che va senza chiedere niente a nessuno, che si paga il biglietto. Ma che vai a fare? Aspetta, ma, vai a fare show, ma tu invece non fai un cazzo e stai qua. Io almeno faccio qualcosa, capito? Tu non fai un cazzo e stai qua. Allora, facciamo una cosa. Cari amici, Piazza Rossa, Mosca, città pulita. Non c'è un mendicante, non c'è un lavavetri, non c'è un rom, non c'è un clandestino, non c'è un rompiscatole. Di notte alle 2 le ragazze prendono la metropolitana e tornano a casa tranquillamente, senza il terrore. La polizia c'è, discreta, ma fa il suo lavoro e se sbagli paghi. Mi domando perché qua si possa vivere con serenità, dai bambini alle donne agli anziani, una città, mentre a casa nostra deve avere il terrore a uscire di casa. E poi invece è successo questo, che proprio credo a poche centinaia di metri dal messaggio registrato da Salvini dall'altra parte del Cremlino. Queste sono le immagini delle tante persone, dei tanti moscoviti che sono andati sul luogo dell'uccisione di Boris Nemtsov, uno dei leader dell'opposizione. E appunto questo è avvenuto proprio di sera, insomma, proprio in quelle strade lì. Una ragazza che non passeggiava tanto tranquilla, quella lì. La Libia è in questa situazione perché americani, francesi, inglesi hanno deciso di bombardare la Libia e di fare quello che hanno fatto. Non è stato Putin. E quello che c'è il disastro oggi in Libia, se ne va a parlare con i libici, compreso l'ambasciatore a Bruxelles, il quale mi ha detto testualmente: noi siamo abbandonati dall'Occidente, ci vengono a trovare solo quando c'è bisogno del petrolio, per il resto non c'è nessuno. Io vado in Libia, per Fassina sarà una passeggiata, per me no. Purtroppo... aspetti, ma quando io ci vado, i libici sono contenti perché dicono che sono l'unico europeo che ha deciso di andare in Libia da settimane a questa parte, perché nessuno degli occidentali si degna purtroppo di andare là. Purtroppo Buonanno, c'è un problema, che quando è stata bombardata la Libia e probabilmente è stato fatto un errore a far fuori Gheddafi senza pensare al dopo. Il governo italiano era di Berlusconi e nel governo c'era anche la Lega Nord, e non si ricordano dimissioni di massa dei ministri leghisti contro l'azione di guerra. Onorevole europarlamentare Gianluca Buonanno della Lega Nord disse una volta, a proposito dei Rom: hanno nel DNA la frequenza alle ruberie e alle menzogne. Questo lei ha detto, me lo sono appuntato, le presento Diana Pavlovic, portavoce della Federazione Sint e Rom Insieme. Buonasera Diana. Buonasera. La Mariella Mer è stata tolta ai suoi genitori quando aveva 5 anni. Sua madre è stata sterilizzata, lei è stata data in affidamento a varie famiglie, dopodiché in istituti psichiatrici, ha subito elettroshock. Questo è stato primo di una lunga serie, e alla fine, quando ha avuto 18 anni, ha avuto lei stessa un figlio che le è stato tolto e lei è stata sterilizzata. Tutto questo è successo a Mariella perché Mariella è una Jenisch, è una zingara. I Jenisch sono gli zingari svizzeri. E dal 1926 fino al 1974 questo facevano alle donne e alle famiglie Jenisch in Svizzera, nella nostra vicinissima e civilissima Svizzera, perché avevano il patrimonio ereditario malato, considerato malato. E tutta questa cosa è stata messa in piedi da brava gente. Noi in Svizzera non c'erano nazisti,
non c'erano fascisti. Il fascismo per me è doversi invitare un ebreo, uno zingaro, un immigrato, un chiunque per potersi affermare. Capisce? E per questo per me la Lega è fascista nel cuore. Ah, ho capito. Perché voi avete bisogno di un amico. E noi siamo più deboli. E scegliete sempre l'amico più debole, nemico più debole contro qua. È proprio vigliacca. Gli zingari, i rom, come si vogliono chiamare, sono onnipresenti nelle cronache dei giornali, dei telegiornali, per ruberie e per atti certamente non, diciamo così, corretti. Io ritengo che noi siamo dilettanti per voi, perché non abbiamo tanti ragazzini, per esempio asinelli, che non hanno finito la scuola. Ma si usate i bambini per fare certe cose, ma dovreste vergognare. Ma non si può dire. Ma si usate i bambini, portate in giro i bambini, ma non parlare con le forze dell'ordine. Non ci compriamo le lauree per i ragazzi asinelli con i soldi pubblici, per esempio. Non ci nascondiamo ma i diamanti, capisci? Questo paese ha una memoria cortissima. Allora adesso io ho imparato che i rom, gli zingari, sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri cosa. No. T'ha detto sono la cosa. Feccia della società. La feccia della società! Sei chiaro? No. Ciao, grazie. Okay, la feccia della società. Ma la gente non può questo andare in giro era. Che gli rubano la roba. Ma ti ha detto che i criminali... Ma ha detto che i criminali... Ma se vuole una volta che dicono autocritica... È vero che abbiamo un sacco di rom e di zingari che sono dei ladri, dei farabutti. Lo dite mai? Ditelo! Scusate. Ditelo! Non interessa, lo sa leggere. Scusate un attimo, scusate. Faccia un po' di autocritica. La feccia della società sì. Era la scusa con la quale ma hanno chi se ne frega, io sono del 2015. Allora, fermi. Ora fermi tutti, fermi, scusate, mi date la camera. Posso dire che un applauso a chi dice che gli zingari sono la feccia della società è un applauso di cui io mi vergogno per questo pubblico? Grazie. Vada a chiedere alle forze dell'ordine se prendono un ladro, se Isis, poi il giorno dopo non è fuori, via, perché non c'è via. Più giustizia, perché ma oggi uno che si comporta male via. È un somaro, chi si comporta male non ha niente da perdere e invece vive meglio degli altri, lo sa questo? No. Allora, ma hai governato 10 anni, hai governato Presidente del Consiglio, mi scambi per Renzi magari. No, ci scambio per Berlusconi, buon anno. Buon anno. 10 anni hai governato. Non li mandano a scuola appositamente, ma vergognati, ma come si fa? Ma avete a cuore i figli oppure no? Non dico lei, signora. Quei campi che abbiamo visto della mafia capitale creati anni fa e creati ad hoc per gli zingari, di 1000 persone recintate in quelle condizioni, sono stati fatti dalla giunta Alemanno e sono stati finanziati dall'emergenza nomadi. Sì, però sono stati sgomberati. Guardate che quello che è successo a Roma, l'Italia ha gestito questa cosa. Fatemi finire. Quello che è successo a Roma, dove c'erano tanti campi più piccoli, e quello che ha fatto Alemanno è sgomberare questi campi più piccoli, spingerli fuori città e metterli in 1000 da tutti questi piccoli campi recintati in questi mega campi ingestibili. I soldi che sono stati spesi, quelli che insomma abbiamo scoperto con la mafia capitale dove sono andati, sono stati stanziati dal ex ministro Marroni per l'emergenza nomadi e sono tantissimi e sono serviti per creare quelli campi. Chiusa la premessa, certo, però quello che ha Salvini in testa, una persona come chiudere questi campi, non è esattamente quello che ha in mente una persona normale che si mette intorno a un tavolo e progetta su come fare un'operazione dopo aver fatto marcire la situazione per anni. Allora, avete visto? Questa è l'integrazione, avete visto? Grazie. Giorni e notti senza.